Perché è sempre la prima volta. Quindi, dopo aver fatto delle mostre anche importanti, l'ultima è quella di Ascoli Piceno, a Palazzo di Capitani, Piazza del Popolo, un posto molto importante, e a distanza di anni, con la collaborazione di qualche amico, spinto da qualche amico, e dalla Prologo all'amministrazione comunale, fai una mostra a Nereto, anche perché a Nereto ho fatto tante caricature di personaggi locali e quindi era tanta la voglia di vedere queste cose. E a questi personaggi locali ho messo delle caricature di personaggi nazionali, internazionali, sullo sport, sulla politica, sulla letteratura. E poi ci sono delle vignette a colori che ho pubblicato sui social. E per prima poi ho messo le vignette, quelle più rappresentative, che con la collaborazione dell'Avanti, Paese Sera, un giornale storico, e l'ultimo il Centro. Poi dopodiché sono messo a fare solo caricature e qualche vignetta ogni tanto la faccio, però a differenza di quella che faceva durante la Prima Repubblica, non è mordente come lo era prima, cioè i personaggi erano molto più qualificati di una volta. Una volta lì all'Avanti fece una caricatura del Papa sotto le sembianze di una piovra, da lì scaturì quasi una denuncia, che poi allora direttore, mi sembra, Grelli tamponò tutto, e comunque queste cose ci stanno nella satira, a pensare che Forattini di denunce ne ha avute parecchie, quindi. Ma io ero considerato un vignettista morbido, quasi soffice, quindi non molestavo, non davo fastidio a nessuno. Però quella volta feci quella vignetta che poi ne scaturì, poi sai come succede in politica, no? Basta cogliere l'attimo per avere un momento di rivalsa nei confronti dell'avversario. Perché è sempre la prima volta. Quindi, dopo aver fatto delle mostre anche importanti, l'ultima è quella di Ascoli Piceno, a Palazzo di Capitani, Piazza del Popolo, un posto molto importante, e a distanza di anni, con la collaborazione di qualche amico, spinto da qualche amico, e dalla Prologo all'amministrazione comunale, fai una mostra a Nereto, anche perché a Nereto ho fatto tante caricature di personaggi locali e quindi era tanta la voglia di vedere queste cose. E a questi personaggi locali ho messo delle caricature di personaggi nazionali, internazionali, sullo sport, sulla politica, sulla letteratura. E poi ci sono delle vignette a colori che ho pubblicato sui social. E per prima poi ho messo le vignette, quelle più rappresentative, che con la collaborazione dell'Avanti, Paese Sera, un giornale storico, e l'ultimo il Centro. Poi dopodiché sono messo a fare solo caricature e qualche vignetta ogni tanto la faccio, però a differenza di quella che faceva durante la Prima Repubblica, non è mordente come lo era prima, cioè i personaggi erano molto più qualificati di una volta. Una volta lì all'Avanti fece una caricatura del Papa sotto le sembianze di una piovra, da lì scaturì quasi una denuncia, che poi allora direttore, mi sembra, Grelli tamponò tutto, e comunque queste cose ci stanno nella satira, a pensare che Forattini di denunce ne ha avute parecchie, quindi. Ma io ero considerato un vignettista morbido, quasi soffice, quindi non molestavo, non davo fastidio a nessuno. Però quella volta feci quella vignetta che poi ne scaturì, poi sai come succede in politica, no? Basta cogliere l'attimo per avere un momento di rivalsa nei confronti dell'avversario. Proprio statutario, quello di promuovere nel luogo, di promuovere le attività non soltanto goliardiche ma anche quelle culturali,
E quindi mi sembrava giusto che, essendo noi un apologo di Nereide, essendo l'artista neretese, di dargli lustro e visibilità. Forse non ne ha nemmeno bisogno, perché le sue opere sono ormai così sparse in tutto il mondo. Io ho visto caricature in America, in Corea, in Giappone, quindi insomma, ecco, è già famoso di per sé. Mi sembrava giusto dargli valore nel luogo dove lui ancora vive. Celebriamo, nel caso di dire proprio così, il nostro maestro Nando Perilli, un artista a tutto tondo, l'abbiamo detto all'inaugurazione poco fa, non solo caricature, vignette, ma anche tanto altro. A mio avviso è anche un grande pittore. Noi ad esempio come amministrazione comunale gli abbiamo commissionato un quadro che verrà installato all'ingresso del Costruenda Auditorium, dedicato ai giudici Falcone e Borsellino. È una sua visione, una storica foto in cui si ascoltano, coloratissima, con dietro gli agenti di scorta e dei giovani, per prospettare appunto questo messaggio che insieme all'amministrazione comunale Nando Perilli vuole dare alla nostra comunità, quindi contro tutte le mafie e in favore della legalità. Qui c'è tutta la storia di Perilli, dalle vignette dell'Avanti, quelle storiche di Paese Sera, le caricature di personaggi locali, neretesi. Ringrazio per questo focus sul maestro Perilli, la Proloquo innanzitutto, che ha voluto tenacemente organizzare questa mostra che segue a quella organizzata nel 2015 dal Comune di Ascoli. La Fondazione Tercas la dobbiamo ringraziare perché ha patrocinato finanziariamente questa manifestazione, il Comune ha messo del suo con un piccolo contributo. Ricordo a tutti gli avventori che queste aule della scuola primaria dedicate alla mostra di Nando Perilli saranno a disposizione di tutti dalle 17 in poi per 15 giorni, quindi da oggi 1 luglio fino al 16. Quindi invito non solo la nostra comunità a scoprire, per chi ancora non conosce il maestro Perilli, ma invito tutta la provincia di Teramo e perché no anche quei turisti che dal mare possono visitare il nostro paese e con l'occasione apprezzare questa mostra allestita molto molto bene dalla nostra Proloquo.